fine anno, un momento di consuntivo, ma anche di saluti, ringraziamenti e di positività. Beh, l'anno è stato produttivo per l'amministrazione comunale, abbiamo fatto molto, credo che i cittadini se ne rendano conto, mancano ancora parecchie cose, ci sono dei bisogni di viabilità urgenti, però sono in arrivo i fondi della gronda lagunare che sembra si possano usare anche per aggiustare e manutentare le strade, e quindi rassicuriamo i cittadini che abbiamo ben presente le necessità, le abbiamo ben presenti e vi porremo rimedio quanto prima, senz'altro, in base alla disponibilità dei fondi naturalmente, però con queste somme aggiuntive riusciremo a dare una risposta alle esigenze. Momenti come questi, chiamiamoli anche di convivialità, fortificano anche la cittadinanza con la politica, che spesso vengono evidenziati elementi negativi. Sì, beh, ma se parliamo di politica a livello nazionale si possono fare delle critiche generiche, ma a livello locale la gente ci conosce, sa che lavoriamo tutto il giorno con i cittadini di qualsiasi orientamento politico, noi lavoriamo per il bene dei cittadini a prescindere da quella che è la politica, quindi a livello nazionale si può anche discutere su alle autorità di certe argomentazioni, ma a livello locale bisogna dare i risultati e i risultati si vedono, mi sembra che Musile sia ben amministrata, insomma, con la collaborazione di tutti. Siamo a fine anno, a livello di culturale il comune di Musile comunque ha avuto dei progetti interessanti e sicuramente il prossimo anno avrà delle sorprese. Sì, certo, abbiamo avuto numerosi progetti che arricchiscono il patrimonio culturale di questa città e che contribuiscono alle infrastrutture che si stanno realizzando a creare quel tessuto sociale e culturale adatto di una cittadina come quale è Musile di Piave, insomma. Qualche anticipazione per il prossimo anno? Beh, considereranno i vari progetti culturali che abbiamo messo in moto, in particolare attiveremo un'estate culturale a Musile praticamente significativa, con teatri, con concerti che come sempre sono molto partecipati e che danno spazio appunto a questo territorio. Siamo alla fine del 2019, la città di Musile ha sicuramente un bilancio positivo, entriamo nei dettagli. Sì, beh, la città di Musile solo per il fatto di essere diventata città ha già un risultato positivissimo. Poi comunque, come diceva lei, è tempo di bilanci e devo dire la verità che i bilanci per noi sono positivi. Questo non vuol dire, lo dirò anche dopo, che non c'è niente di migliorabile o che non ci siano tante altre cose da fare. Però quello che abbiamo ottenuto è già tanto e quindi continuiamo così. Noi abbiamo ancora un anno e mezzo di mandato, 2 anni. Continueremo a farlo fino alla fine con lo stesso impegno e la stessa dedizione e sono sicura che i risultati arriveranno e saranno dei risultati sempre positivi. Sabato c'è stato il concerto di Katia Ricciarelli, un'ulteriore ciliegina sulla torta, sulla positività che comunque l'amministrazione sta traendo dai propri progetti. Sì, infatti Katia Ricciarelli ha partecipato volentieri a questo concerto, le abbiamo conferito la cittadinanza onoraria, ma quello che ci è piaciuto di più è che senza chiederle niente si è resa disponibile in futuro a collaborare per dei progetti importanti per il nostro comune, valorizzando anche la nostra scuola Monteverdi e cercando di recuperare quell'arte che fa parte della nostra tradizione italiana. Quindi anche sotto questo punto di vista una cosa inaspettata, ma che ci ha reso soddisfatti per quello che stiamo facendo. La viabilità sta cambiando, questo progetto si sta concludendo prima del ponte, quindi un ulteriore step che porta Musile a essere anche un comune fiore all'occhiello. Sì, infatti i lavori della rotonda famosa proseguono e quello è solo l'inizio però, perché abbiamo anche altre modifiche della viabilità importanti attraverso degli accordi che abbiamo raggiunto con la città metropolitana. L'obiettivo è quello di rendere Musile una città sempre più vivibile. Ripeto, le cose da fare sono tante, le risorse sono poche, ma cerchiamo di ottimizzarle e di fare il meglio. Un augurio, visto che siamo a fine dell'anno, alla cittadinanza, ma non solo. Un inizio d'anno e una continuazione pieno di serenità, di amore, di gioia, in salute e soprattutto con tante soddisfazioni. Quindi il mio augurio per i cittadini di Musile è questo. Il corazon hai cantare, hai tu sorriso,
Alvira.